contro l'Italia. Sono chiuso alle 14.49, sembra che non sia ancora partito, dovrà partire alle 15.00. Vince l'Italia, vince l'Italia. A sorpresa, io direi. Vince l'Italia. Eccoci qua, il momento delle premiazioni. Ci siamo. Ci siamo nel backstage, dietro le quinte delle premiazioni. Comunque la domanda sorde spontanea: sorpresa o non sorpresa questa Italia che alla fine si è portato via questa? All'inizio non era una sorpresa, per me non sarebbe stata una sorpresa. Nel corso di questi giorni abbiamo avuto diverse difficoltà, stanchezza, però siamo contenti. Siamo riusciti a vincere contro una squadra forte, tra le migliori d'Europa, quindi bene, merito ai ragazzi che ho dovuto però un attimo strapazzarli un pochino per tenerli un po' su di... Si vedeva. Un po' su di attenzione. Benissimo. And the winner is... Italia! Bravi i ragazzi italiani che hanno vinto. Raccontami, com'è andata questa settimana? Mi sono trovato molto bene, anche perché è andata bene alla fine, sono usciti con la vittoria. A me piace molto giocare in squadra e insomma, mi è piaciuta questa esperienza. Personalmente si è visto che eravate un gruppo unito, nonostante qualche urli del vostro coach, comunque alla fine avete portato questa vittoria. Sì, siamo molto felici perché due giorni fa ci abbiamo perso e quindi è un miglioramento questo. E siamo felici anche nel doppio dopo aver perso il primo set, siamo partiti carichi, non ci siamo arresi, anche sui punti che perdevamo, eravamo 5 di corsa e eravamo sempre positivi. Momento di saluti e i dediche ovviamente. A chi salutiamo, a chi dedichiamo questa bella vittoria italiana? Alla mia famiglia, ai miei genitori e ai miei amici. Tua fidanzata anche? No, non ce l'ho. Invece te, a chi? Alla mia famiglia e ai miei maestri. E alla fidanzata, ok. E te? Famiglia e tutte le persone che mi supportano. Vince l'Italia.